se una bici da sola va in città rispetto al traffico motorizzato non ha potere, due bici non hanno potere, 10 cominciano ad essere un piccolo numero, quando raggiungono un numero parecchio grosso si chiama appunto massa critica, critical mass, questo vuol dire che le biciclette riescono a essere il traffico, quindi a dettare le regole del traffico, essere una componente essenziale del traffico, non essere la singola bicicletta che rischia di essere schiacciata dalla macchina di turno o dal motorino che si infila contro mano. La prima critica in massa credo sia stata fatta durante il social forum. In realtà la massa non viene mai organizzata. Si sa che tutti i mesi, l'ultimo giovedì del mese per Firenze, c'è il ritrovo in questa piazza per tutti i ciclisti e la gente viene spontaneamente, ma non c'è un'organizzazione o qualcosa, c'è un passaparola, qualcuno fa dei volantini, qualcuno lo dice agli amici, ma è molto spontaneo come cosa. Firenze e la bici, sì, insomma, non è proprio il massimo, soprattutto le strade e la poca civiltà degli automobilisti. Anche mia, quando sono in macchina, che infamo tutti i ciclisti. E no, non è facilissimo, però si fa. Critical mass, per quanto ho letto io, si intende quando in Cina un gruppo di persone deve attraversare la strada ma non rispettando lì i segnali o i semafori, quindi si aspetta il momento in cui un tot di persone si ammassano e creano questa massa critica appunto che può attraversare la strada, e da questo prende spunto la critical mass in cui un sacco di bici possono bloccare il traffico per un breve periodo, comunque può farsi sentire. Che è un modo di riscoprire gli spazi a Firenze, no? Quindi fare una critica al mass ci fa riscoprire parti della città dove di solito non è molto facile andare in bicicletta.